del Ma tutto gli altri non è legittima. che siano delle Vergini Marie. Cioè, ragazzi, un Le risulta medico è arrivato a scrivere su che abbiano Twitter che assalito siamo e dei sorci. aggredito qualcuno? Le Ma risulta. attenzione, guardate che l'aggressione verbale, se io mi devo essere, se devo essere etichettato come sorcio, se permette, io Gianluigi Paragone e No, tutti coloro certo. che non sono scesi in piazza a menare le persone, però essere definito No, sorcio è perché mi avvalgo della facoltà che lo Stato mi attribuisce, certo, cioè di di non non vaccinarmi. vaccinarsi, ma dopodiché però scusi, a lei non si vaccina ed è assolutamente nella sua Fino a libera che non è scelta, obbligatorio. finché Guardi non che è Covid l'ho fatto obbligatorio. anch'io, glielo dico. Dopodiché però il fatto che immagino che se lei ha viaggiato come hanno fatto moltissimi milioni di persone ed è andato in alcuni paesi, alcuni vaccini se li ha dovuti fare per guidare la macchina alla patente, si deve mettere la cintura di sicurezza e il casco se va in moto altrimenti le fanno una multa. Ah, ho capito. Cioè Ah, voglio quindi dire, paga il biglietto per il salire vaccino è un po' come il sull'autobus, vaccino. Però mi immagino scusi, che questo non è mica accettabile. Dica, sia dica Marin. un... No, mi permette una parola, lo dico, guardi, con massimo rispetto sempre di tutti. Non è mica, non si possono neanche lontanamente, so che Paragone non vuole farlo, ma non si può, è sbagliato anche solo pensare con delle parole, no di giustificare, perché immagino come voglia fare. Oggi, se vengono fermate delle stazioni, è un reato. Certo, interruzione di pubblico Se vengono servizio. aggrediti due giornalisti, È un uno di Rai News reato. e uno di Repubblica, ma fossero di qualsiasi testata e vengono aggrediti solo verbalmente, è un altro reato. Se ci sono delle minacce, è un reato. Qui si sta discutendo la possibilità per la stragrande maggioranza di voler dire, no, la possibilità lo facciamo grazie al cielo, di dire che bisogna vaccinarsi, bisogna usare il Green Pass, che vogliamo difendere tutti, anche quelli che non vogliono vaccinarsi. Perché la vita, 129.000 morti circa e 211 morti, mi pare a ieri, posso sbagliare il numero e non voglio sbagliare il numero sui morti perché parliamo della vita umana, non ammettono il rispetto per tutto quello che è successo, non ammette anche la violenza su queste cose. Bisogna, e questo sì lo chiedo io da deputato, prima ho parlato anche da medico, ma da deputato parlo ovviamente. Chiedo io alla Lamorgese, che è donna delle istituzioni e fa bene il suo lavoro, chiedo alla Lamorgese pugno duro, perché bisogna che lo Stato dica che si è presenti. Non è accettabile. Certo. E allora perché la Lamorgese non ha fatto nulla quando ci sono stati gli assembramenti per le feste degli scudetti o dei campionati europei? Perché Guarda, io ti do del i tu da prefetti sono collega. ancora tutti lì? Sì, ti Infatti. do del tu da collega e non faccio una battuta, un sorriso, no? Fra lei dei prima e il vossia dei giornalisti. Ecco, ti do del tu da collega parlamentare. Oggi stiamo affrontando un tema che supera tutto. Poi la polemica politica sul resto, la polemica politica, a me quelle immagini Ah, del rave scusate. party di Viterbo, fammi completare, mi fai una domanda, per me sono inaccettabili, per me sono inaccettabili. Capito, Ma allora si ti dimettesse, dico, no? ma ti dico, ma ti dico che se oggi vengono fermate le stazioni da Beh, è sempre sedicenti un'altra cosa. scienziati, non è accettabile. Se vengono aggrediti i giornalisti, minacciato il professor Pregliasco, purtroppo, piuttosto che chi va in televisione a cercare di dare il proprio contributo, a parte che abbiamo tutti osannato i medici, no? Per quello che hanno fatto negli ospedali, ma ci vogliamo chiedere perché i medici si vaccinano? Ci vogliamo chiedere perché il 90% degli operatori scolastici si sono vaccinati? Perché c'è il senso di responsabilità anche verso i nostri figli, no? Verso i ragazzi che E vanno nelle quindi che scuole. problema c'è? Sta Allora, andando se tutto io con bene, che te voglio problema c'è? parlare della tua idea, voglio poter parlare della tua idea, voglio potermi confrontare serenamente, ma non è accettabile. La violenza va sempre condannata senza se e senza ma. E non mi pare che i medici Ma o le hai persone che sentito sono da per il parte vaccino mia? vadano a aggredire persone per strada, blocchino le stazioni Ma e hai minaccino le sentito da persone via parte mia social. No, ma non mi sto l'elogio? riferendo a te che non sei, ma scusa, non sei il centro del mondo, ho detto che voglio confrontare, ho iniziato dicendo che sono convinto che li condanni, ma adesso vogliamo dire chiaramente che queste cose sono inaccettabili, che oggi bisogna fare in modo che non avvengano, perché sono reati e quando si fanno dei reati in Italia si viene perseguiti e quindi sono certo che una donna delle istituzioni come il ministro Lamorgese saprà farlo molto bene e sto parlando di questo tema oggi. Perché oggi è prioritario per il nostro paese. Ricordiamoci che qua alle volte facciamo, e completo, delle polemiche anche sulle regioni, no? Ma ce lo dirà Pregliasco, la caratteristica della pandemia è che non conosce confini, è arrivato dalla Cina. Quello che succede in Veneto riguarda la Sicilia e quello che succede in Lombardia riguarda la Puglia.
Cioè, sono, e ho citato non a caso, cioè non mi interessa intervenire, qua c'è da seguire un percorso che la scienza in tutto il mondo sta tracciando e che non può vedere... In Svezia è diverso. No, però è vero, insomma ce ne siamo occupati già tante volte, in queste, che c'è stato, diciamo così, un uso politico, lo diceva anche prima Reanda, della questione dei vaccini. Non a caso oggi...